La signora Maria Gron entrò nella sala, al pianterreno della villa, col cestino del lavoro. Diede uno sguardo attorno per constatare che tutto procedesse secondo le norme familiari. Depose il cestino su un tavolo, si avvicinò a un vaso pieno di rose, annusando gentilmente. È l'inizio del racconto intitolato Eppure battono alla porta di Dino Buzzati. Siamo in una grande villa, nella grande villa nobiliare della famiglia Gron. Marito, moglie, i due giovani figli, Giorgina e Federico, detto Fedri. È sera tardi. Si sente che fuori sta piovendo forte. E si comincia così, con leggerezza, da un'inezia, una cosa buttata lì un po' per caso, con Giorgina che dice: «Mamma, sai quei due cani di pietra in fondo al viale delle querce nel parco?» E insomma viene fuori un po' per volte che i due cani di pietra sono stati ritrovati molto lontano dal loro posto. Li ha trascinati via il fiume, ingrossato dalla pioggia battente e ininterrotta dei giorni precedenti. E un po' per volta veniamo a capire dai cenni di Buzzati che c'è un pericolo, che c'è una minaccia alle porte della villa, appena oltre la soglia delle abitudini borghesi della ricca famiglia. Il personaggio centrale in questo primo scorcio del racconto è la madre. Intuiamo che Maria Gron avverte oscuramente la minaccia del fiume che si avvicina, l'avverte oscuramente in sottofondo, ma non ha nessuna intenzione di lasciarsi turbare il tranquillo tran tran della vita quotidiana, perché l'importante è stare comodi e non lasciare spazio a turbamenti che sono sempre così inopportuni e scoccianti. La percezione della minaccia incombente è rimossa. E arriva un giovane amico dei due ragazzi, arriva tutto trafelato. Buzzati scrive: «Il giovine, i capelli un po' arruffati, si fermò sulla soglia, guardando i Gron con stupore. Ma come? Ma loro non sapevano?» Poi si fece avanti, vagamente impacciato, sembrava eccitato, andava di qua e di là salutando, quasi ansioso di dare importante notizia. «Ma avete sentito? Avete sentito che l'argine...» «Oh sì!» intervenne Maria Gron con impeccabile scioltezza. «Un tempaccio, vero?» E sorrise, socchiudendo gli occhi, invitando l'ospite a capire. Pare impossibile, pensava intanto. Il senso dell'opportunità non è proprio il suo forte. Il senso dell'opportunità. Il giovane Massiger, così si chiama, si è precipitato dai Gron per dare una mano, per aiutare nell'urgenza della catastrofe che incombe. E si rende conto che la famiglia, ricca, comoda, borghese, se ne sta ottusamente accomodata in salotto, con il lieve disprezzo di chi considera che ciò che accade fuori dalla villa non ha la stessa importanza della partita a carte che si gioca dentro. Il giovane Massiger è l'immagine del profeta. Nelle pagine bibliche i profeti sono la voce di chi vuole scuotere dal torpore e dall'incoscienza gli spiriti addormentati. Ascoltate la voce, ripete spesso Geremia nei suoi oracoli, no? Ascoltate la voce, ma non la sentite la voce? La voce del Signore di Israele, non la sentite? Aprite gli occhi, ma non vi accorgete del pericolo, della tragedia che incombe? I vari profeti cercano di mettere in guardia dalle minacce dei loro tempi. I tempi sono diversi, quindi le minacce sono diverse. E una volta è un popolo che sta per calare, una volta sono le tensioni sociali che stanno per esplodere. Ma c'è un elemento che torna sempre nell'annuncio dei profeti. È che il peccato dei figli degli uomini fa danni, fa montare la minaccia.
Allora la voce del profeta vuole aprire gli occhi dei potenti e dei piccoli, ma in genere non è ascoltata. È sentita inopportuna, è fastidiosa, perché come una zanzara, inquietante, è sentita come di cattivo augurio. Geremia nei suoi oracoli annuncia: guardate che se continuate a resistere al re di Babilonia, il suo esercito si rovescerà su di noi come un fiume in piena. Siamo nel VII-VI secolo, Babilonia incombe e i ministri del re lo fanno gettare in un pozzo perché la sua parola, dicono, scoraggia il popolo. È inopportuno, Geremia. Il profeta Amos già prima aveva denunciato che è scandaloso che in Samaria, nella città di Samaria, i ricchi siano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, venduti per il prezzo di un sandalo. E i ministri del re lo prendono in disparte e gli suggeriscono: ascolta, tu sei pure straniero, ma cos'è che vuoi? Ma qui abbiamo i nostri profeti di corte, ma vai da un'altra parte a fare le tue profezie. Qui sei indesiderato. Amos è inopportuno. Isaia dà l'allarme: re di Giuda, non cercare alleanze con i re stranieri solo per la smania di stare seduto anche tu alla tavola dei grandi, perché questa smania ti porterà alla rovina e noi tutti con te. Abbiamo ascoltato nella prima lettura, no? Nella conversione e nella calma sta la nostra salvezza. Nello stare al nostro posto di piccolo regno, di popolo che si affida al Signore della vita, non nelle trame dei grandi della storia che sono degli squali. Isaia è inopportuno. Non vogliamo ascoltarlo, dicono, ci dà noia. Essi dicono ai veggenti: non abbiate visioni. E ai profeti: non fateci profezie sincere. E dai, diteci cose piacevoli. Profetateci illusioni. Cantateci la ninna nanna. Cosa volete, svegliarci? Svegliarci e dai. Nel racconto di Buzzati, il giovane Massiger si dà da fare, cerca di svegliare la padrona di casa dal suo torpore. Signora, tentò nuovamente sottovoce il giovane, chinandosi verso di lei. Ma non sentite, signora, il fiume qua sotto, non sentite? No, non sento, non sento niente, rispose lei, pure sottovoce, recisa, poi più forte. Ma non siete divertente con queste vostre storie, sapete? Non trovò da rispondere il giovane. Tentò soltanto una risata, tanto gli pareva stolta l'ostinazione della signora. Ah, non ci volete credere dunque, pensò con acrimonia. Le cose piacevoli spiacevoli non vi riguardano, vero? Vi pare da zotici parlarne. Il vostro prezioso mondo le ha sempre rifiutate, vero? Beh, voglio vedere la vostra sdegnosa immunità dove andrà a finire. La padrona di casa si mette subito all'opera. Il giovane Massiger, che così inopportunamente rischia di rompere la serena armonia del salotto, va messo a tacere, va screditato. Allora c'è il passaggio in cui parla col marito dall'altra parte del salone e dice: senti, senti Stefano, diceva lei intanto con slancio parlando attraverso la sala, Massiger qui sostiene di aver incontrato gli spiriti qui fuori in giardino, e lo dice sul serio, questi giovani, un bel esempio mi pare, Sono tanti i modi per mettere a tacere la voce profetica che vede quello che gli altri non vogliono vedere. La gretina. È giovane la gretina. Ci sono dietro i genitori che fanno un sacco di soldi coi libri. Ci sono dietro le lobby ecologiste. Tutto vero magari. Ma in merito a quel che dice la voce profetica? Al suo contenuto? E se davvero fosse la giovane voce che vuole scuotere la nostra colpevole, sorda, cieca indolenza di fronte alla minaccia che sorge?
È argentino. Viene dall'Argentina. Non conosce le questioni dell'Europa, questo Papa. Non ha una cultura adeguata. Gli manca il quadro complessivo. Non è un teologo. È un comunista. Parla troppo dei poveri e troppo poco di Cristo. Ora, mi sembra invece così profetica la decisione del Papa di convocare un sinodo il prossimo ottobre per affrontare il tema della realtà dell'Amazzonia. Perché dice, sentite, è tempo di integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Sembra così limpido. Noi siamo i custodi del giardino, dice Genesi, è la radice della nostra fede, la radice della visione biblica. Ma che cacchio c'hanno da sparargli addosso perché convoca un sinodo sull'Amazzonia? No, perché questo è parlare delle cose della terra, non delle cose del cielo. Ma figlio mio, guarda che hai un serio problema tu di teologia, perché pensi ancora che parlare delle cose del cielo non passi dal parlare delle cose della terra, ma non hai ancora capito che il cielo è in fondo alle radici della terra? E che parlare della gestione del bene comune, dell'ambiente comune, della creazione, del mondo in cui siamo e del nostro modo di starci dentro è vivere la spiritualità? Ma ancora pensi che per lodare Dio devi estraniarti dal mondo? Ma non hai capito che Dio ti aspetta alle radici? Beh, anche Gesù sorge come un profeta improbabile. Perché viene da fuori. Perché viene dalla Galilea delle genti, da un postaccio. I terroni del nord li chiamavano a quel tempo, più o meno, no? Dal nord. E un giorno i sommi sacerdoti di Gerusalemme gli dicono: ma ascolta, ma tu vieni da Nazareth. Vieni da Nazareth, come si... Io non lo so. Chiuso. No? Da Nazareth. Ma cosa vuoi dire di interessante, di significativo? Ma non fai neanche parte della famiglia sacerdotale. Sei un laico. Non hai studiato qui a Gerusalemme. Ma che cos'è che vuoi? Sei inopportuno. Galilea delle genti. In Galilea, dicevano i giudei di Gerusalemme del tempo, si sono mescolate le nazioni. Nell'ottavo secolo, settimo secolo, gli Assiri hanno portato lì questi incirconcisi, sono mescolati. Dalla Galilea viene la sporcizia. È uno dei primi discepoli di Gesù, no? Sappiamo, come si chiama quello là? Natanaele, quando gli dicono: oh, abbiamo trovato il Messia. Ah sì? Sì! Gesù, figlio di Giuseppe, viene da Nazareth. Da Nazareth, oh mamma mia, da Nazareth, ma cosa vuoi che venga di buono da Nazareth? È uno che viene da fuori, è un profeta improbabile. E Gesù è la voce profetica improbabile che dice: sapete cos'è? Dalle radici delle cose sorge l'orizzonte di un mondo nuovo. Convertitevi, ascoltate la voce alle radici delle cose, perché il regno di Dio si è fatto vicino. E dal profondo sta emergendo. Sta a voi accogliere il regno di Dio che emerge come un cataclisma, se continuate a non ascoltare, o come un giardino che fiorisce, se vi mettete a coltivarlo. Il regno dei cieli si è fatto vicino, il mistero pulsa al fondo delle cose, quindi avvicinate le cose con rispetto, con amore, con gratitudine. Questo vuol dire essere uomini biblici. Allora ti avvicini all'acqua, al fuoco, al legno, alla foresta, alla pietra, con la gratitudine, il rispetto e l'intelligenza, quindi, di sapere: ma com'è che si entra in relazione con questa realtà qua? Il profeta percepisce la voce del regno, il respiro di Dio dal fondo del giorno e della notte. Allora, conclusione. No, giusto per così. Vorrei leggervi un ultimo passettino del racconto. Sentite che cos'è la descrizione di un profeta fatta da Buzzati, che notoriamente non è uno che frequenta le sacrestie, no? Sentite che descrizione straordinaria dell'immagine del profeta. Sta parlando del giovane Massiger.
Si interruppe il giovane, ascoltando. E dal silenzio stesso sopravvenuto gli parve che sopra il rumore della pioggia altra voce andasse crescendo, minacciosa e cupa. Egli era in piedi, nel cono di luce di una lampada un poco azzurra, la bocca socchiusa, non spaventato in verità, ma assorto e come vibrante, stranamente diverso da tutto ciò che lo circondava, uomini e cose. È bella la descrizione di un profeta che sente una voce che sorge più dal profondo della pioggia. Sarà la voce del creato che dice: ragazzi, io ho i miei tempi, io ho la mia identità, io sono io. Non potete continuamente imporre i vostri schemi mentali frettolosi e depredarmi, perché altrimenti la minaccia cresce. Ma è una predica un po' terroristica oggi, giusto per riprendere, siamo il 1° di settembre, però vabbè, ci fa bene. La giornata della custodia del creato, la voce del profeta ci raggiunge anche per smascherare quello che non va. Conclusione, se la voce profetica vuole scuoterci, non mettiamola a tacere troppo in fretta, dai. Lasciamoci disturbare. Un passo per volta coltiviamo l'informazione seria, l'intelligenza, il senso di responsabilità, ognuno nel suo modo, come? Non lo so, ma ognuno si dia da fare. La preghiera è l'ascolto della voce profonda delle cose. La parola di Dio, nel gemito del creato oppresso e dell'indifeso scacciato dalle sue terre. Ascoltare la voce di chi non ha voce. Così oggi chiede di essere ascoltato il Signore della vita.